C'era una volta un errante ranocchio che viveva nel suo allegro stagnetto chiamato Ranocchilandia. Questo ranocchio di nome Berto un giorno, saltando da un nube all'altra, incontra una bella ranocchietta. Loro, i due ranocchietti, incrociano gli sguardi e così si innamorano. Passando i giorni insieme, decisero di sposarsi. Così tutto lo stagnetto iniziò a fare i preparativi per le nozze, perché erano tutti felici per la notizia e tutti si diedero da fare. Arrivato il giorno tanto atteso delle nozze, la ranocchietta si accorge di non avere il bouquet dei fiori e decide di andare a raccogliere questi fiori, ma si allontana un po' troppo perché aveva visto dei fiori tanto belli ma che erano un po' distanti dalla Ranocchilandia. Mentre raccoglie questi fiori, appare il coccodrillo. Il coccodrillo che si avvicina piano piano a Bettina e gli dice: ciao Ranocchietta, che ci fai da queste parti? Mi devo sposare? E che ci fai qui? Se ti devi sposare. Devo raccogliere questi. È tardissimo! Non andare, oddio, sono in ritardo! La Ranocchietta così si accorge che è in ritardo. Allora così il coccodrillo si presta con l'inganno ad accompagnarla. La porta nella sua tana invece per mangiarsela. Intanto nello stagno tutti si accorgono della mancanza della sposa e si iniziano a chiedere: ma dov'è Bettina? Dov'è Bettina? Ragazzi, Attilio, Betta, l'ha portata via. Presto, dobbiamo farla. Il pesciolino rosso che si era reso conto del rapimento va da Berto per rivelargli che Bettina era stata rapita dal coccodrillo Attilio. Il ranocchietto Berto, con l'aiuto della tartaruga, riesce ad arrivare alla tana del coccodrillo. Preso da coraggio, il ranocchietto si avvicina al coccodrillo, ma non riesce a sconfiggerlo. Allora così la tartaruga lo trasforma in una libellula, in modo tale che il ranocchietto riesce a mangiare il coccodrillo e riporta la sua sposa alla Ranocchilandia per sposarsi felicemente e vivere felici e contenti.